Oggi andiamo lì al fosso. Ciao. C'è anche Medina. È la mia cugina che ci è venuta a trovare. Adesso ci addentriamo nella natura. Prima di tutto sarà bellissimo. Dimenticavo, cliccate la campanella e iscrivetevi al canale. E certo, raga, dai. Andremo. Nonno ci sta facendo da cicerone. Che ci guida. E poi anche zia Ele, che è la mamma di mia cugina. Sì. Oh, una foglia farfalla. Fammela vedere. Wow, che bella! La portiamo? Certo! Mettila tu, prendila. Ma avete visto la mia faccia? Sì, con le stelline. Sì. Che cos'è qua? Aspetta, i fiori. Il posto dei fiori. Oh. Ok, vediamo un po'. Ma è un posto naturale o artificiale? È naturale, Leo, no? Magari era scavato per farci l'acqua. Questo è naturale, questo è l'altro giorno c'era l'acqua, però. C'era un milione di anni. Questa è tutta l'acqua che viene da Calume. Tutta l'acqua. Agua, però attenzione, Sì, no, tu devi stare dietro. Dietro al nonno. Devi stare dietro al nonno. Vai, ok. Tutta l'acqua delle sorgenti di Calume. Ma vedete, la raccolgo. Sì. Fammi vedere un fiorellino. Ma io ho deciso di una cosa. Ecco. È lunghissimo. Mamma mia, che bello. Vai. Questo è Gimino, non il suo. Allora subito dal nonno, guardate. Bello. E spiego che cos'è, mamma. Che? Questo. È un fiore. È un fiore? Non si sa di che tipo, però è un fiore. No, non lo so. Quello è sicuro. Oddio. Oh, raga, sembra, attenzione, sembra una foresta. Io qua ti devo la foto, fermi. Wow, ragazzi. Però puzza un po', raga. Puzza un po', sì. Prato. Ecco i croci. Guarda i fiori. I crochi si chiamano. Come si chiamano? I crochi. Crochi? Sì. Che belli. Sembrano zafferani. Sì, sembrano zafferani. Ah, visto? Facciamo sempre delle belle passeggiate, devo dire. Sta più avanti. Io vi ho fatto passare qua perché così si cammina un po'. Noi siamo partiti dalla strada qui. Sì. Siamo partiti da quella casetta là, vedi? Ecco, da là. Quella è la casetta. E siamo arrivati qua. Bello, ho sentito. Sì. Questa è la casa che ci stava Umberto Bifi, ci dicevano Bifi. Dove arriva questa casa? Si arriva dall'altra parte, giù. Dal ponte, no? Dal ponte c'è una strada. Una cobra! No, è una pecora, scusate. No, le pecore ci stanno. Sì, qua ci stanno le pecore. Sembrava una cobra. No, sono pecore, eccole là, dove stanno. Eccole lì. Continuiamo. Che io so. Qua è pieno di cacche, eh? Qualcuno ha acciaccato una cacca! Sì, sì. Io l'ho vista. Forse nonno. Dove sono gli agnellini? Ma ecco. Piccoli, pensavo fossero già pecore grandi. Questi sono agnelli, no, piccoli, le pecore, ecco. Sì, quelle due. Ecco il gallo. Attenzione qua. Guardate il lavoro che fa l'acqua quando, guarda, come leviga le pietre. Siamo pietre. Qua. No. Non si avvicinare. Ah, qua. Prima di tutto dobbiamo essere avvicinati. Vai!
Sì. Che c'è? Niente. Via, ti fa prendere il prego. Ero tanto spesso. Una foto. Siamo lenti, tu ormai lo fai tutti i giorni questo percorso, noi no. Attenzione che si scivola. Oh. Ecco, io pure, eh. Attenzione, aspettate. Una viola, fammela vedere. Eccola qui, questa è una viola. Attenzione! Andiamo qua! Non ce la posso fare, guardate! Ma si deve scendere? Sì, facciamo un po' di passato. Ah, aspetta nonno però, fa scendere prima nonno. Che nonno è più grosso. Sì, ma lei fa tutto da sola perché lei è super grande. Dai, dammi la mano, non devi mettere le mani per terra. Ragazzi, se cado mi ripigliate? Reggetevi ai rami. Ecco, io ce l'ho fatta, eh. Oh, non mi fate... Wow! Siamo quasi arrivati, io faccio veloce perché la curva mi pare che facciamo la ripiamo. Ah, ok. Mi pare, non lo so, non lo so. Siamo. Dai, medi. Dovrebbe essere qua più avanti. Tutti i livelli dell'acqua. Io mo mi scapicollo, ok, blocco un attimo, ragazzi, ci vediamo dopo perché mo mi scapicollo, qua è tutto da tutti i sassi, eh. Siamo arrivati, ieri arrivava qua l'acqua, passiamo di qua. Hai ragione. Dai, Avo, dammi la mano. Prima di piccoli, grandi. Te lo ripeto. Andiamo a vedere quando se ci sta ancora l'acqua. Ma è un giorno. Sì, ci sta ancora l'acqua. Ma qua l'altro giorno con Awa era piena, Sì. Stava in piena proprio quando siamo venuti con Awa. Ma perché qua sei venuto? No, sono venuta da sopra, ho guardato da sopra. Ecco, questa ancora c'ha la puzza. Wow, questa è meglio della Valle dell'Orfeo. Fermatevi, devo fare la foto là quando non c'è nessuno. Quindi c'è l'acqua lì. Che cos'è là sopra, un televisore? No, è una sedia. È una televisione, chissà che l'ho inventata. Oddio, come ragazzi, oddio, no, ve l'ho detto che prima o poi dovevo cadere. No, fermati là. Sì, è una televisione degli anni 70. Aspetta, non sta neanche un video dell'acqua, ma deve venire, siediti qua, deve venire zia Ele e ci deve fare la... Bella, guarda, quella lì. La vedi? Mi tolgo. Ragazzi, io sto con la roccia così poi posso buttare quella. Wow, nonno ha toccato l'acqua. No, voglio vedere se là c'è l'acqua, ma non riesco a vedere. Perché non riesco a passare qua.
buttate un sasso piccolo, se no me bagnate, raga. Oh, io volevo andare là dentro. Vai, e non ci puoi arrivare. Faccio io, fermi sì. Tutti, devo fare io. Fermi qua. Vai. Ah, bello. Sì, questa è la pozza Chiavegli. Che prima... Pozza Chiavegli. Ecco, che prima, adesso perde, chissà perché, dopo la natura... 50-60 anni fa, zio Umberto, d'estate, non avevano l'acqua, si seccavano i pozzi e venivano a portare le mucche a bere qua. Ecco, come bravo. Faceva? Stavano a loco. Oddio. Evidentemente ci aveva fatto anche un tracciato percorribile dall'acqua, insomma. Venivano qua, abbeveravano le mucche una volta al giorno. Ah, ma mi spingi, fermati. Piano, piano, acqua. Non si può passare, forse st'estate, per quando non c'è l'acqua, si può andare anche lì. Oh, più avanti c'è anche una vasca di 7 metri, però è un po' più difficile andarci. Guardate Ronno come è salito! Sì. Non si vede niente, che sta riprende? Non si vede, guarda che razza quanto sta lì. È ghiacciata. Se non se passi da sopra lì ci arrivi però. Se passi da sopra di qua. Se passi da sopra. Il dirupo è troppo scosceso. Non lo so, perché sei sembrattato tutto, non te lo so dire. Cioè, guarda che stallo. Sicuramente da sopra. Nonno, mi fai salire! No, non puoi salire, bimba. Bimbetta. Ma perché mi chiami così? Bimba, che ti devo chiamare, bimba? Vecchia? No, no. Allora. No, se era un po' più giù l'acqua potevamo passare e andrò. Oh, ecco papà. No, spostiamoci. No, devo far vedere questo, ragazzi. È un tronco di un albero dentro la grotta. Raga, è scioccante. Incredibile. Queste sono arenate. Mamma mia. Ecco, è questo albero che è entrato nella roccia. Vedete? Stupendo. Abbiamo trovato una pietra. Guardate che bella, sbrilluccicante. Stupendo, io me ne metto in camera perché le volevo già comprare, no? Quindi è stata proprio una fortuna. Bella proprio, aspetta che voglio... Ecco. Sì, arrivo. Basta, Awa. Attenta che ti fai male. Mm-hmm. Vediamo nonno che cosa ha trovato. Mi fate vedere? Nonna, niente, un'altra pietra. Niente di particolare. Fatemi vedere la pietra. No, quella che ha trovato nonno. Bella, bella, sì, molto bella. Ah, basta, la faccio col martello a casa. Sì, la rompi e la rovini così. Hai ragione. Così si rovina. Però guarda il cristallo. Fammi vedere, bellissimo. Quella è sale, una pietra di sale. Come hanno fatto a fare? L'acqua ogni volta che passa sulla pietra, sempre per tanti tanti anni, poi si forma questa pietra birrelluccicosa, vedi? Ragazzi, questa avventura oggi finisce qui. Noi andiamo a mangiare. Saluta i tuoi amici di YouTube. Ciao! Alla prossima! Alla prossima puntata! La prossima volta con questo, però vai. Mamma, tu smetti i video. Ciao, iscriviti al canale, cliccate la campanellina. Seguiteci su tutto quanto. Ciao! Ciao! Ciao.